Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria. Non dimentichiamo chi è morto per mano mafiosa, continuiamo a lottare contro la criminalità. Al termine dell'Angelus, Papa Francesco ricorda la giornata italiana della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti della mafia e pone l'accento sul pericolo che corre oggi la società, perché nel pieno dell'emergenza sanitaria la criminalità sfrutta il momento per arricchirsi. Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. L'ennesimo appello per dire no alla mafia, al quale si unisce anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Estirpare le mafie, ha detto il Capo dello Stato, è possibile e necessario. L'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell'opportunismo. Non dimentichiamo mai le vittime innocenti, ha chiesto ancora Mattarella, i servitori dello Stato, le persone libere che non hanno rinunciato ai loro valori pur sapendo di mettere a rischio la propria vita.